In questo esercizio abbiamo due contenitori, uno pieno di ozono, O3, l'altro pieno di anidride carbonica, CO2. Questa è una molecola di ozono, 3 atomi di ossigeno, e questa è una molecola lineare di anidride carbonica, un carbonio e 2 atomi di ossigeno. Sappiamo anche che nel primo contenitore abbiamo 120 grammi di ozono. La prima domanda dell'esercizio è calcolare quanti grammi di anidride carbonica devono starci in questo contenitore affinché il numero di particelle di anidride carbonica sia uguale al numero di particelle di ozono. La seconda domanda, sapendo che l'ozono si trova alla temperatura di 27 gradi centigradi, calcolare la temperatura dell'anidride carbonica affinché l'energia cinetica delle molecole di anidride carbonica, l'energia cinetica media, sia uguale all'energia cinetica media delle molecole di ozono, cioè le molecole, le particelle dei due gas devono avere la stessa energia cinetica media. La terza domanda è simile alla seconda, calcolare la temperatura dell'anidride carbonica affinché stavolta non le energie cinetiche medie ma le velocità quadratiche medie siano le stesse, cioè le particelle di anidride carbonica devono avere la stessa velocità quadratica media delle particelle delle molecole di ozono. Ora fate pausa, cercate di risolvere da soli queste tre domande e poi guardate lo svolgimento soltanto alla fine. Vediamo quindi lo svolgimento per la prima domanda. La richiesta era che il numero di particelle nei due contenitori sia uguale. Ma il numero delle particelle, indicato con N maiuscolo, è dato dal prodotto tra il numero delle moli e il numero d'Avogadro. Infatti sappiamo che in una mole di qualunque sostanza c'è un numero d'Avogadro di particelle. Il numero d'Avogadro è questo. Quindi le particelle di ozono si calcolano moltiplicando le moli di ozono, che ancora non conosciamo, per il numero d'Avogadro, e la stessa cosa per calcolare il numero di particelle di anidride carbonica, cioè le moli di anidride carbonica per il numero d'Avogadro. Si semplifica il numero d'Avogadro e quindi otteniamo il risultato intuitivo che per avere lo stesso numero di particelle nei due contenitori dobbiamo metterci lo stesso numero di moli, tante moli di ozono quante moli di anidride carbonica. Procederemo così, prima calcoliamo le moli di ozono conoscendo che la massa dell'ozono, cioè sapendo che nel contenitore abbiamo 120 grammi di ozono. Una volta calcolate le moli di ozono vedremo che vengono 2 moli e mezzo, 2 moli e mezzo devono essere anche le moli di anidride carbonica e conoscendo le moli di anidride carbonica calcoleremo quanti grammi di anidride carbonica dobbiamo inserire in questo contenitore. Vediamo quindi i calcoli dettagliati. Le moli di ozono si calcolano dividendo 120 grammi di gas di ozono diviso la massa molare. La massa molare ce la calcoliamo a parte, prima ci calcoliamo la massa molecolare, cioè di una molecola di ozono. Una molecola di ozono è formata da 3 atomi di ossigeno, quindi 16 per 3, perché ogni atomo di ossigeno porta 16 nucleoni. Quindi sono 16 per 3, 48 nucleoni, 48 unità di masse atomiche. Questa è la massa di una molecola. Per passare la massa di una mole di ozono basta togliere UMA, mettiamo grammi, e questa sostituzione equivale a prendere non una sola molecola di ozono, ma a prenderne un numero d'Avogadro. Quindi la semplice sostituzione dell'unità di misura UMA con grammi rappresenta il passaggio dal mondo microscopico della molecola singola al mondo macroscopico di un numero d'Avogadro di molecole, cioè da una molecola a una mole. Una mole ha una massa di 48 grammi, una mole di ozono. Quindi noi abbiamo 120 grammi di ozono, è più di una mole di ozono è 48 grammi, sono precisamente 120 diviso 48, sono 2 moli e mezzo. Ma allora abbiamo 2 moli e mezzo anche di anidride carbonica. Però per sapere quindi quanta anidride carbonica, quanti grammi abbiamo, dobbiamo moltiplicare queste 2 moli e mezzo per la massa molare dell'anidride carbonica, cioè per i grammi di una mole. Adesso quindi dobbiamo calcolare la massa molare dell'anidride carbonica qui a parte. L'anidride carbonica è fatta di molecole di questo tipo CO2 e il numero dei nucleoni in una molecola è 16 più 16 più 12, sono 44 nucleoni, 44 UMA, quindi la massa molare è 44 grammi. Qui c'è il solito passaggio dal mondo microscopico della particella singola al mondo macroscopico di una mole.
Quindi abbiamo preso non una particella, ma un numero d'Avogadro di particelle. La massa molare è 44 grammi, ma noi abbiamo detto di avere 2 moli e mezzo, quindi 2 moli e mezzo per 44 grammi fanno 110 grammi di anidride carbonica. Perciò avevamo 120 grammi di ozono, 110 grammi di anidride carbonica. Il numero delle particelle è lo stesso. In entrambi i contenitori, quante particelle abbiamo? Abbiamo 2 volte e mezzo, cioè le moli, per il numero d'Avogadro. Abbiamo 2 volte e mezzo Na e 2 volte e mezzo Na sia a destra che a sinistra. Passiamo alla seconda domanda, la temperatura dell'anidride carbonica affinché le sue molecole abbiano la stessa energia cinetica media dell'ozono. Ricordiamo come si calcola l'energia cinetica media di delle particelle di un gas. Si calcola un mezzo per la costante di Boltzmann, per i gradi di libertà, per la temperatura in Kelvin. Quindi la prima cosa da fare è trasformare i 27 gradi centigradi dell'ozono in Kelvin, sono 300 Kelvin. La seconda cosa da fare è calcolare i gradi di libertà delle particelle, delle molecole di ozono e di anidride carbonica. La molecola di ozono è una molecola piana, modestamente, e quindi ha 6 gradi di libertà, 3 traslazioni e 3 rotazioni. Le vibrazioni le escludiamo sempre perché siamo a temperature troppo basse per l'innesco delle vibrazioni, l'innesco quantistico delle vibrazioni che richiedono temperature più alte. I gradi di libertà invece della molecola di anidride carbonica sono solo 5, perché essendo una molecola che noi schematizziamo come un segmento senza spessore, naturalmente è una schematizzazione approssimativa, allora questa molecola ha solo 2 rotazioni. Quindi 2 rotazioni, 3 traslazioni, 5 gradi di libertà. Allora, dalla formula dell'energia cinetica media già si capisce che affinché l'ozono e le molecole di ozono e di anidride carbonica abbiano la stessa energia cinetica media, siccome però quelle di anidride carbonica hanno meno gradi di libertà, 5 anziché 6, dovranno compensare questi minori gradi di libertà con una temperatura maggiore. Quindi ci aspettiamo che le molecole di anidride carbonica debbano essere più calde per avere la stessa energia cinetica media di quelle dell'ozono, per compensare il minor numero di gradi di libertà. E infatti sarà così, troveremo 360 Kelvin, quelle dell'ozono erano, la temperatura era 300 Kelvin. Vediamo adesso come si fa il calcolo preciso. L'energia cinetica media dell'ozono, sostituisco questa formula qua, un mezzo costante di Boltzmann, 6 gradi di libertà. Per 300 Kelvin è la temperatura dell'ozono, a destra faccio la stessa cosa, un mezzo Kb, 5 gradi di libertà e la temperatura da scoprire dell'anidride carbonica. Con la formula inversa T risulta essere i 6 quinti di 300 Kelvin, cioè 360 Kelvin. Volendo esprimere in gradi centigradi sono 87 gradi centigradi, ricordiamo che l'ozono era soltanto a 27 gradi centigradi. Quindi l'anidride carbonica deve essere più calda dell'ozono affinché le sue particelle abbiano la stessa energia cinetica media. Questo perché le particelle di anidride carbonica hanno meno gradi di libertà, 5 invece di 6. Se la temperatura fosse la stessa, quindi anche l'anidride carbonica 27 gradi centigradi, allora le particelle di anidride carbonica avrebbero meno energia cinetica media rispetto a quelle dell'ozono, perché hanno meno gradi di libertà, 5 anziché 6. Infine, l'ultima domanda, la temperatura dell'anidride carbonica affinché stavolta sia la velocità quadratica media ad essere uguale. Ricordiamo la formula della velocità quadratica media delle particelle di un gas, che è in pratica la velocità media con cui le particelle traslano. E naturalmente dipende dalla temperatura, come anche ovviamente dipendeva dalla temperatura l'energia cinetica media, perché maggiore è la temperatura e maggiore è l'agitazione termica delle particelle. Questa era la formula, qui ci va sempre il numero 3 che rappresenta le 3 traslazioni. Infatti ricordiamo brevemente come si dimostrava questa formula. L'energia cinetica media delle particelle di un gas ha sia un contributo dovuto ai moti di traslazione, che è un contributo di energia cinetica dovuta alle rotazioni. Ma quando parliamo di velocità quadratica media, noi ci riferiamo soltanto alle traslazioni, il che non significa che le particelle non stiano ruotando, ma che noi vogliamo concentrarci soltanto sullo studio della traslazione. E
e l'energia cinetica di sola traslazione è data quindi da un mezzo 3, i gradi di libertà sono soltanto 3 per le traslazioni KBT, ma l'energia cinetica di traslazione è anche data da un mezzo MV alla seconda. Quindi dal confronto fra queste due formule possiamo ricavare la velocità quadratica media e otteniamo la formula di prima. Quindi questa è la dimostrazione di questa formula. Come si vede anche dalla dimostrazione, m è la massa di una particella e non bisogna fare l'errore frequente presso gli studenti di metterci la massa del gas. Quindi qua non ci va né 120 grammi né 110 grammi, nemmeno ci vanno le masse molari, ma ci vanno le masse delle singole particelle. Quindi ci vanno 48 UMA nel caso dell'ozono e 44 UMA nel caso dell'anidride carbonica. Per calcolare la temperatura alla quale bisogna portare l'anidride carbonica, dobbiamo partire dalla condizione che i due gas, le particelle dei due gas hanno la stessa velocità quadratica media. Quindi scriviamo questa formula sia per l'ozono che per l'anidride carbonica e le uguagliamo come scritto qua. Dopo le semplificazioni, vanno via la radice 3KB, possiamo ricavare la temperatura dell'anidride carbonica, che con la formula inversa troviamo immediatamente 44 diviso 48 per 300 Kelvin, che è la temperatura dell'ozono. E quindi otteniamo 275 Kelvin, otteniamo un valore inferiore di temperatura dell'anidride carbonica rispetto a quella dell'ozono, ma questo è intuitivo. Dovevamo aspettarci sin dall'inizio un valore minore, perché se l'anidride carbonica avesse la stessa temperatura dell'ozono, quindi 300 Kelvin, siccome le sue molecole dell'anidride carbonica sono più leggere di quelle dell'ozono, 44 UMA è minore di 48 UMA, allora a parità di temperatura si muoverebbero più velocemente, quindi le molecole di CO2 sarebbero più veloci a parità di temperatura perché più leggere. Ma io non voglio che siano più veloci, voglio che siano ugualmente veloci. E quindi per non farle andare più veloci devo abbassare la temperatura dell'anidride carbonica. In questo modo, quindi, una temperatura minore di quella dell'ozono, il gas anidride carbonica è più freddo e le particelle quindi rallentano e si portano alla stessa velocità quadratica media di quelle dell'ozono.